schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi, Mil, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch per fare soldi da soli ragazzi. È un glitch abbastanza semplice, i requisiti sono che dovete stare in una sessione solo inviti, avere un centro operativo mobile e una Sultan RS ragazzi, funziona solamente con la Sultan RS, quindi fate bene attenzione, solo quest'auto. Il primo passo che dovete fare è, con la Sultan RS dentro al centro operativo, dovete uscire con la Sultan. Una volta che siete usciti dal centro operativo con la Sultan RS, il prossimo passo è semplice: andatevi a schiantare contro il centro operativo tenendo premuto R2 e premete la freccia destra ragazzi. Non appena vedete il caricamento bianco, questo che state vedendo, dovete lasciare R2. Una volta che siete dentro, premete triangolo per salire da fuori al veicolo e poi tenete premuto la freccia in basso accelerando. Dopo un pochino, quando siete quasi vicino al muro del centro operativo, rilasciate il tutto, prima la freccettina e poi R2, insomma l'acceleratore. Se il glitch è andato bene, vi ritroverete in questa situazione. Guardate la live che ho fatto qualche attimo fa, magari vi sarà un pochino più chiaro. Lì ho fatto svariati tentativi, qui diciamo che ho fatto un breve taglio sui tentativi che ho fatto. Una volta che avete fatto questo procedimento, il secondo passo ragazzi è comprare l'officina più armerino. Una volta che avete fatto questo, il glitch è fatto, cioè abbastanza elementare ragazzi. Quindi andiamo a comprare l'officina e ci ritroveremo l'auto ovviamente dentro l'officina. I'm just a simple man, all I want is money plus the fame. I'm a simple man, Mr. International, player with a passport, just like a Latin switch, get you anything you ask for, either him or me, the champagne and the sea favorite. Come state vedendo ragazzi, qui c'è l'auto bella e pronta per essere duplicata. Quindi a questo punto l'unico altro passaggio che ci rimarrà da fare è andare nel nostro garage, dove abbiamo le LG o i Vespini, i Faggio, insomma quello che volete, e andiamo a prendere una LG RH8 normale, insomma, no? Una LG a costo zero ragazzi, per poterla duplicare, per poterla trasformare in Sultan Custom. Allora ragazzi, non guardate me, io in questo video sto usando delle Sultan che non mi servono, anzi delle LG che non mi servono, scusate, però voi usate le LG RH8 normali, ovviamente non usate le LG RH8 retro custom, insomma, no? Io perché le sto buttando, non so cosa farci, quindi nulla. Allora, a questo punto che cosa dovete fare? Uscite dal vostro garage, vi dirigete verso il centro operativo, lasciate la LG, entrate nel vostro centro operativo e fate semplicemente un cambio targa ragazzi. È abbastanza semplice. Quindi io vado a salire sulla Sultan, faccio un cambio targa e il gioco è fatto ragazzi. Ovviamente come vedete qui ho le targhe bloccate perché comunque ho una targa alfanumerica, invece nella live non avevo le targhe bloccate perché avevo una targa fantasma, ma di quello parleremo in un prossimo video ragazzi. Vi porterò il video di come fare una targa fantasma, quindi state tranquilli, dopo di questo ci sarà un altro video che vi spiegherà come fare la targa.
Una volta cambiata la targa, basterà rientrare dentro al, al vostro garage e continuare a fare la duplicazione, ragazzi. È abbastanza semplice, non c'è nulla di difficile in questo glitch. Penso che pure un bambino di 5 anni, 6 anni, anche se non dovrebbe giocare a GTA, riuscirebbe a fare questo glitch. Quindi insomma, è un glitch per tutti, è veramente veramente facile. Ripeto, io sto usando le LG Retro Custom, ma voi dovete usare LG normali, ragazzi. Quindi non mi fate domande perché stai usando le Retro Custom. Sto usando le Retro Custom perché non avevo voglia di comprare LG a costo zero, mi faceva fatica, poi avevo fretta e tutto il resto. Quindi vado nel centro operativo, cambio la targa e il gioco è fatto. Un'altra duplicazione è stata fatta, ragazzi. Vi faccio vedere che il glitch è attuale, come state vedendo non è un fake. Cambio la targa e il gioco è fatto, ragazzi. Ritorno nel mio garage e lì avrò il clone. Detto questo, ragazzi, andate a vedere, vedete fino alla fine del video, insomma, perché vi faccio vedere le targhe che sono diciamo tutte uguali. Quindi non dovete farlo con queste targhe uguali, perché altrimenti prenderete il blocco, questo ve lo posso garantire. Anzi, lo prendete pure con le targhe personalizzate, quindi fate molta attenzione. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Just a simple man, all I want is money plus the fame. I'm a simple man, Mr. International, player with a passport, just like a Latin switch, get you anything you ask for, either him or me. The champagne in the sea, favor of my homies when we floss on our enemies. Witness as we creep to a low speed, peep what my foes need. Make some OGs, funk you don't need. Approaching them with a passion for a long day, but I've been driven by attraction in a strong way. Your body is banging, baby, I love the way you're flowing. Time to give it to daddy, sugar, and tell me how you rolling. Job for me, so everyone.